telespettatori, dalla Psicora di Cagliari, chi vi parla è Nando Martellini per questo match veramente importante, valevole per la 14ª giornata di campionato, il campionato di calcio Graffiti 1969-70. Partita che vede di fronte dunque la capolista Cagliari opposta ai campioni del mondo del Milan. Vedremo dunque quale delle due squadre avrà ragione, se il Cagliari per consolidare questa sua posizione di prima della classe o il Milan per cercare di recuperare posizioni e tornare in quota scudetto. Ma le squadre stanno entrando in campo, quindi andiamo con la telecronaca e noi ci rivedremo alla fine del primo tempo. L'ingresso in campo di Cagliari e Milan che si apprestano ad affrontarsi in questa sfida importantissima, squadre che salutano. Vediamo le formazioni: Cagliari in campo con Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Tomasini, Nicolai, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti e Riva. Milan che risponde con Cudicini, Aquiletti, Schnellinger, Rosato, Balatrasi, Trapattoni, Sormani, Lodetti, Combin, Rivera, Prati. Tutto dunque pronto. Bellissima questa inquadratura della Psicora dall'alto. Comincia dunque il Cagliari. Partiti. Vi ricordiamo che le due squadre giocano su piattaforma PES 2021. Martiradonna, Cagliari ovviamente in tenuta bianca con banda trasversale rosso-blu, divisa che non mi stancherò mai di dire, molto bella. Milan che recupera il pallone, Balatrasi, Rosato, Aquiletti, avanza il terzino destro e poi deve assolutamente cedere il pallone. E lo fa su Malatrasi, da questi a Trapattoni, Prati, Rivera, attenzione Rivera, al limite tenta la conclusione che viene fermata da un difensore del Cagliari, Tomasini, Nicolai, Nenè, Greatti, Nenè, il passaggio arriva nuovamente per Nenè, attenzione il cross, la palla si perde sul fondo, Nenè che giocò anche nella Juventus e attenzione, intanto seguiamo questo calcio d'angolo battuto proprio da Nenè, palla in mezzo per Riva, saltano i diversi, poi la palla viene allontanata, recuperano i giocatori del Cagliari, palla che termina ancora sul fondo. Cagliari che dunque va in pressing sin dai primi minuti di questa gara. Molto belle le divise, anche quella del Milan, caratteristica strisce strette. Nenè ancora la battuta, palla in mezzo, allontanata, Pirino Prati va al recupero, Prati, lo scambio con Aquiletti, questi per Lodetti, Rivera, ancora il capitano, il tocco per Prati che prova a girarsi ma viene fermato e quindi Nenè che rilancia l'azione dei sardi con Gigi Riva. Gori, lo scambio con Cera, avanza il mediano, poi tocca l'indietro per Domenghini, Greatti cerca lo spazio, il tiro di Greatti e la grande parata di Cudicini al 17°, dunque il primo grande tiro da parte del Cagliari. Rivediamo, i Greatti che trova un corridoio e fa partire un sinistro che obbliga Cudicini è una parata veramente importante, si è dovuto allungare, poi con la mano sinistra ha messo la palla in calcio d'angolo, attenzione c'è Martiradonna, il passaggio a Nenè, il tiro ancora di Gori, ancora la parata di Cudicini, rossoneri che evitano il calcio d'angolo, Cagliari che sta tenendo il Milan nella propria metà campo, Martiradonna, Nenè, tocco verso, attenzione Gori, ancora un altro tiro e ancora un'altra grande parata di Cudicini. E per fortuna dei rossoneri oggi il portiere è in splendida forma perché ha fatto due interventi veramente notevoli. Ecco, rivediamo anche questa grande parata.
calcio d'angolo, ancora Nenè alla battuta. La palla nel mucchio, Domenghini prova a saltare e poi Cudicini sta su il pallone. Milan che sta subendo questo Cagliari nei primi 25 minuti di gioco, se si può dire. Tomasini, lo scambio con Martiradonna, da questi a Domenghini, Gori, Greatti, attenzione, arriva il tiro e un'altra parata da parte di Cudicini. Cagliari che non sta dando tregua in questa prima frazione di gioco, e Milan che sembra spaventato da questa, attenzione, palla dentro, saltano i diversi, allontana poi la difesa del Milan, Pirino Prati. Dicevo, Milan che sembra spaventato da questa baldanza dei cagliaritani. Sormani, tiene palla Sormani, prova a metterla ma trova il disturbo di Nicolai, palla in calcio d'angolo. Alla battuta Giovannino Lodetti, batte Lodetti, la palla in mezzo, prova Sormani a colpire ma non ci riesce, poi arriva Schnellinger, lo affronta Cera, Schnellinger, Cera cerca di allontanarlo il più possibile dall'area, poi il cross di Schnellinger e quindi cagliaritani che liberano. Adesso il Milan che va in pressing, Schnellinger. Milan ha capito che deve tenere alta la difesa se vuole evitare di essere pressato nella propria metà campo. Nereo Rocco ha sbracciato nel corso dei primi 20 minuti, sembra che la squadra abbia capito. Comunque Zignoli, Riva, Greatti, Nenè, Domenghini, c'era ancora Domenghini, Greatti, attaccato da due giocatori del Milan, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dei sardi per questo intervento su Greatti da parte di Lodetti. Ecco Trapattoni che non è d'accordo. Domenghini alla battuta, Domenghini dotato di un notevole tiro, però la distanza è tanta, infatti opta per un passaggio. Milan che recupera e prova a ripartire in solitaria con Pirino Prati, che poi però è costretto ad attendere l'arrivo di qualche compagno, quindi ancora palla Pirino Prati, attenzione, Pirino prova ad accentrarsi ma non riesce nell'intento e quindi Cagliari può ripartire con Riva, Gori, ancora Riva, fermato Gigi Riva. Fase di stanca della partita, siamo ormai alla fine, difatti così, primo tempo tra Cagliari e Milan 0-0. Bene, il primo tempo è terminato, dunque avete visto, il Cagliari ha senz'altro fatto più del Milan, non è stata una partita, diciamo, primo tempo bellissimo, ma perlomeno si è visto una squadra del Cagliari che ha cercato di vincere la partita, ma dall'altra parte ha trovato una difesa davvero ben organizzata, la squadra di Nereo Rocco ha saputo fermare gli assalti dei sardi e soprattutto ha saputo ingabbiare Gigi Riva. Cudicini da parte sua ha veramente fatto le cose come sempre le fa, con classe, forse anche con un po' di fortuna, certo è che comunque è riuscito a parare tutti i tiri che gli sono arrivati in porta. Quindi il primo tempo è terminato in parità, linea al campo e vediamo se nel secondo tempo ci saranno dei gol. Dunque riprendiamo la linea dallo stadio Ensicola di Cagliari per questo secondo tempo, 0-0 tra Cagliari e Milan. Rivera, Combin, Anquiletti, si accentra su Lodetti, tiene palla Lodetti, poi un passaggio filtrante per Pierino Prati, il tiro, la parata di Ricky Albertosi, quindi anche Albertosi
Vedi chiamato in causa nel corso di questo secondo tempo, Gori. Ancora Cagliari all'attacco, c'era, attenzione, c'era. Poi Schnellinger appoggia su Cudicini che rilancia. Cagliari che recupera il pallone con Greatti. Dentro per Riva, poi ancora c'era. Prova il pallone per... Rivediamo questa azione. Ecco il passaggio. Zignoli, è stato Zignoli, terzino che si è sganciato dalla fase difensiva per cercare fortuna in attacco, ma senza successo. Il buon Giulio Zignoli, salutiamo la sorella Paola che segue tutte le partite in casa e in trasferta del Cagliari. Attenzione, Lodetti. Lancio per Pierino Prati, fuori gioco. E quindi si riprenderà con un calcio franco in favore del Cagliari. Lo va a battere lo stesso Ricky Albertosi, zona di sua competenza. Gigi Riva anticipato da Trapattoni, Sormani, Anquiletti. Milan che ricomincia ad attaccare con Bin. Rivera, con Bin, l'appoggio su Anquiletti, si ferma il terzino, il cross col sinistro, colpo di testa, palla però che viene recuperata, ma l'arbitro dice che è uscita e quindi si riprenderà con il classico rinvio del portiere. Milan che in questo secondo tempo è senz'altro più reattivo rispetto al primo, che ha subito passivamente tutte le offensive cagliaritane e ha potuto però contare sul suo portiere Cudicini. Attenzione il tiro, e ancora Cudicini che dice di no a Gigi Riva. Rivediamo il tiro. È riuscito a girarsi per il tiro Gigi Riva, ma ancora una volta Cudicini si è opposto con bravura. Calcio d'angolo, ancora Nenè alla battuta, palla nel mucchio, poi Schnellinger allontana, quindi c'era il cross. Attenzione Domenghini, il tiro di Domenghini, ma l'arbitro aveva fermato il gioco e c'è il cartellino giallo per Domenghini, probabilmente perché ha tirato nonostante il fischio dell'arbitro. Ecco, rivediamo. Ah, c'è stata questa manata e quindi Domenghini è stato ammonito per scorrettezze e deve stare attento adesso il laterale destro cagliaritano, perché un altro cartellino vorrebbe dire uscita dal campo. Lodetti, con Bin, l'appoggio su Rivera e poi la parata in due tempi di Albertosi. E poi rischia il pasticcio la difesa del Cagliari. E in questo secondo tempo il Cagliari a soffrire le iniziative rossonere. Calcio d'angolo, palla in mezzo. Ancora il Milan che spinge sull'acceleratore. Niente, il Cagliari in questo secondo tempo non riesce a rifornire Riva, attenzione con Bin. Trapattoni. Rivera, il tiro ancora di Rivera, l'incredibile parata di Ricky Albertosi, che un po' esulta, un po' se la prende con i compagni. Rivediamo il tiro bellissimo di Capitan Rivera e l'altrettanto bella parata, stupendo volo plastico di Ricky Albertosi, che salva letteralmente la propria porta. Ancora calcio d'angolo, palla nel mezzo, saltano in diversi. Schnellinger.
Schnellinger. Il cross di Schnellinger, Pirino Prati, ancora Albertosi, si inarca, splendido colpo di reni di Ricky Albertosi, che ribadisce la sua bravura con questo intervento incredibile, un balzo felino si potrebbe definire questo suo intervento. Attenzione, calcio d'angolo, Lodetti, la palla che va nel mezzo, nessuno la prende. E a proposito, salutiamo Ricky Albertosi e il figlio Alberto, che guardano sempre la nostra domenica sportiva. Attenzione, pallone recuperato dai difensori del Cagliari. È una partita che ha visto un primo tempo in favore del Cagliari e l'altro in favore del Milan, ma senza ombra di dubbio i migliori in campo sono stati i due portieri. Attenzione, intanto c'è quest'altra avanzata rossonera. Aquiletti fermato da Cera, che rilancia l'azione dei sardi. Palla per Gigi Riva, chiuso da Malatrasi, che alla fine ha la meglio. Aquiletti, il lancio verso Rivera, sbagliato l'appoggio di Rivera, quindi Gori. Greatti, fermato Greatti. Nestor Combin, fermato anche Combine, ma il Milan recupera con Pirino Prati, il tiro e la parata di Ricky Albertosi. Senza ombra di dubbio, Albertosi il miglior portiere italiano. Intanto ci sono 3 minuti di recupero. Attenzione, Cagliari all'attacco, alla ricerca del gol che potrebbe significare vittoria, ma la difesa del Milan ha allontanato ed è finita a Cagliari, Cagliari-Milan 0-0. Bene, dunque la partita è finita in parità. Il secondo tempo ha visto il risveglio del Milan, che ha cercato in più occasioni di bucare la porta di Ricky Albertosi, ma Albertosi è stato insuperabile. A mio avviso il migliore in campo da parte dei sardi, dei cagliaritani, ha fatto interventi davvero strepitosi che lo collocano sicuramente tra uno dei migliori portieri non solo d'Italia, ma a mio avviso anche del mondo, e senza esagerare. Dunque 0-0, uno 0-0 che non muove nulla in classifica, e staremo a vedere se la Fiorentina è riuscita a battere il Brescia, vorrebbe dire questo, insomma, riaprire il campionato, campionato che naturalmente non è chiuso, però rendere ancora più aspra la lotta per lo scudetto tra queste due formazioni, Cagliari e Fiorentina. Ricordiamo che il Cagliari comunque ha vinto lo scontro diretto a Firenze, che quindi aspetterà la Fiorentina a casa nel girone di ritorno. Bene, per quanto riguarda questa sera dunque tutto, linea alla regia.